Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con un nuovo episodio del nostro Carriere Allenatore con il nostro Fulham. Siamo qui in quinta posizione con 9-4 partite da giocare, perché adesso vi faccio vedere un attimo il calendario. Abbiamo questi mesi di dicembre, poi inizierà il mercato di gennaio, ma non lo inizieremo oggi, cioè inizieremo proprio il primo giorno, ma non penso faremo niente. E ci giocheremo l'ultima partita di oggi contro l'Ipswich. Poi nel prossimo episodio inizieremo a fare mercato con 2 settimane di mercato e 2 partite. Vediamo un pochino come giostrarcela anche in base a quanto possiamo fare. Vi ricordo che non possiamo comprare tanto perché dobbiamo iniziare a fare cassa per soddisfare gli obiettivi della licenza. Intanto io avanzo, arrivo alla prima partita di oggi e quindi dobbiamo anche pensare a come fare cassa. Ci arrivano delle mail, uno per allenare la Cina, ma sinceramente non mi interessa. Siamo a 69 valutazioni, ci siamo un pochino ripresi rispetto allo scorso episodio, però nemmeno troppo. La prima partita è contro il Barnsley, che è tra le 4 che dobbiamo sfidare oggi quella più in basso in classifica, come vedete è 20ª, quindi sarà la partita che ci simuleremo. Io direi di andare con la squadra titolare perché sono tutti riposati, così il computer può fare bella figura, spero, in casa contro il Burnley. Andiamo a vedere cosa succede, quindi avanti e con Drome, lo do ai Kalash, Danzebet, Soares, Sissé, McDonald, Carney. Non c'è De Jong perché non c'era nemmeno la scorsa, però va bene, Clivert, Fonte, Mollo, speriamo di fare bene. Intanto Mollo fa l'1-0 al 16esimo, buono così. In panchina abbiamo anche Kebano, Aite, Camara, Sessegnon, De Jong, Rim e Button. Quindi andiamo a vedere, 2-0 lo fa Fonte al 48esimo, ottimo. Andiamo a vincere questa partita, non ci dovrebbe essere problemi, mancano 20 minuti a meno di un rimontone. Si infortuna un loro giocatore, Odoi ammonito, ma non succede nient'altro. Quindi 2-0, andiamo a vincere la prima partita di oggi, simulata al computer. E quindi 3 punti molto importanti per la nostra classifica. Speriamo di salire qualche posizione. Sì, abbiamo preso un'altra posizione, siamo quarti e adesso abbiamo il Cardiff. Adesso andiamo prima a fare gli allenamenti e poi a vedere che squadra mettere contro il Cardiff. Quindi mettiamo la stessa sessione, Gomez e John 69, Rommel un 70. Buono, così simuliamo tutto perché Robinson lo voglio fare crescere ancora. Poi dovremo prendere anche un altro giovane, ma ci penseremo più in là. Robinson prende un A e una B, bravissimo. Che affronteremo con questa formazione, Piazon, Aite, Camara, quindi il primo attacco tutto nuovo, De Jong, Gomez, Carney, Sessegnon, Rim, Kalash, Fredericks, Drommel in porta. Una squadra abbastanza di turnover, con molti cambi, però secondo me può fare bella figura anche fuori casa contro il Cardiff, noi ce la possiamo fare. Abbiamo una squadra molto in forma al momento, quindi vediamo di sfruttarla. Ancora Piazon per Gomez, per De Jong, aspetta l'arrivo di Carney. Carney cerca lo spazio per il suo mancino, trova invece Aite che aveva provato il passaggio per Camara, mamma mia. Finisce qua il primo tempo, purtroppo ancora sullo 0-0, ci abbiamo provato con qualche azione discreta ma ancora non siamo arrivati al gol. Per il momento non faccio cambi, anche se il centrocampo è un po' stanco, proveremo tra qualche minuto a cambiare qualche giocatore e vedere se cambia un pochino questo match. Dai, che aspetta Camara, che si inserisce bene. Camara, Camara può andare. Camara col tiro di poco fuori con un esternaccio di Camara. Peccato. Carney può andare. Carney si libera un avversario. Tiro ancora Carney. Sempre Carney. Carney col tiro a giro sul primo palo. Oddio, la traversa. Dai, Aite. No, è debole, peccato. Mamma mia, Carney, vicinissimo all'1-0. Attenzione qui. Al Cardiff sulla fascia, può provare il cross in mezzo, Kalash in qualche modo libera ma non abbastanza, Carney riesce a recuperare questa palla e a far ripartire i nostri con Gomez per Camara. Camara, cosa fai Camara? Recupera palla, grande Camara, vai te Camara. Camara dritto, dritto per dritto, Camara, il tiro di Camara. No dai, ma dove l'hai tirata alle stelle, forse ero un po' stanco. Proviamo a fare qualche cambio, a 10 minuti dalla fine non sarà facile cambiare la partita. Serve un cambio a centrocampo, io metterei Robinson, così lo facciamo giocare e comunque rileva un Carney che è molto stanco. E poi cambio gli esterni d'attacco, provo a rimettere Kebano e Clivert, che sono i nostri titolari, e vedere di fare qualcosa di buono. Eccolo qui Kebano, subito. Kebano entra lui in mezzo per Aite, c'è di là già Clivert che si è inserito, subito pericoloso il nostro olandese. Ancora Aite, Aite aspetta qualcuno dietro al rimorchio. C'è Robinson col tiro. No, poteva essere il primo gol
nel campionato di Robinson, assurdo, in una partita importante perché la stiamo pareggiando 0-0. Attenzione però, non prendiamo gol. Attenzione qua, ancora il tiro da fuori. No, dai, non ci credo, è il primo tiro che fanno e trovano un jolly così da fuori. Con Drommel che non ci può fare niente, con Tomlin, ma chi è Tomlin? Questo è completamente immeritato, sto gol del Cardiff. Proviamo a rispondere, forse abbiamo qualche minuto di recupero. Dai, dai Gomes, fermati te Gomes. Rientra lui col tiro. Vabbè, noi però non facciamo gol con questi tiri. Ma dai, hanno fatto un tiro, seriamente. Guardate qui adesso le statistiche. È incredibile. Tre tiri, ma nella ripresa vi assicuro hanno fatto un solo tiro. Noi 11 tiri, solo 3 in porta. Qui un po' di sfiga per noi. 1-0 quindi a Cardiff, che ci fa male. Ci fa male perché adesso perderemo qualche posizione. Probabilmente non rimarremo più quarti. Speriamo di rimanere in posizione promozione. Siamo ancora quinti. Però 4 punti dagli Wolves, che hanno 2 punti di distacco da Hull City, quindi a 6 punti dall'Hull City è sempre lì. Siamo ancora, abbiamo appena passato la metà del campionato, quindi il campionato è ancora lungo. E adesso abbiamo proprio l'Hull City. Non stiamo seguendo i piani di Lorenzo Fulham, lo so, dobbiamo vendere, ma aspettate, raga, aspettate. Contro l'Hull City dobbiamo vincere assolutamente, l'Hull City che è secondo in classifica, quindi sarebbe importante riprendere i nostri 3 punti. Mollo, Fonte, Kluivert, tridente d'attacco, Carney, Sissi e McDonald, Suarez, Donzebe, Jalot, Odoi, Drommel, a parte Jalot, diciamo è la formazione titolare. Buono Carney, Fonte, aspetta ancora Carney, lo serve, Carney allarga per Mollo nonostante il fallo, va bene, fallo, ok. Ah, quel faccia di culo di Larsson, bene, buttatelo fuori, maledetto svedese del cavolo, anche capitano dell'Hull City. Dobbiamo vincere, dobbiamo fare per l'Italia. Vai Mollo col tiro. No, non ci siamo. Buono qui Carney, vede McDonald, può avanzare, può cercare il tiro McDonald e vabbè, paratone nel portiere avversario. Che sfiga che abbiamo. Proviamo ancora in mezzo Carney per Tuanzebe, il colpo di testa e sì, così il gol, l'1-0. Non so perché esulta Tuanzebe, forse perché è autogol che stava per colpire, però è stato anticipato, quindi autogol di Odubagio, che è anche fortino tra l'altro. Buono qui, c'è Carney che si è inserito, la botta di Carney, il palo. Vabbè, ma Carney in questo episodio è una sfiga assurda. Ancora Carney, l'ultima azione di questo primo tempo, Carney si ferma, bene. Carney si libera per il mancino a giro come sempre, c'è il gol. E c'è il gol di Carney finalmente dopo due legni in queste due partite. Trova il gol, il 2-0, arriva allo scadere del primo tempo ed è molto importante. E infatti l'arbitro fischia la fine del primo tempo, 2-0 per noi, andiamo nel secondo tempo convinti di poter fare bene contro quest'Hull City. Ragazzi, noi ci esaltiamo con le forti, non c'è niente da dire. Buono il passaggio per Fonte, Fonte si libera un avversario, Fonte ancora, vede Carney, Carney prova col driven shot da laggiù, era difficile ma arriva sulla respinta, ancora Fonte credo, fa il 3-0, grandissimo il nostro attaccante, la nostra punta centrale. Che tra l'altro adesso, visto che è il 66esimo, farei qualche cambio, metterei soprattutto il nostro carissimo Robinson, che deve giocare le sue 10 partite se non erro. Poi dovremmo anche arruolare un nuovo giovane e metterei anche Kebano al posto di Mollo e stiamo a posto. Kluivert per Fonte, ancora a cercare Kluivert sulla fascia, entra Kluivert. Kluivert col driven shot, 4-0, la chiude Kluivert all'86esimo. Grandissima prestazione contro la seconda in classifica, fuori casa. Ragazzi, è inutile che ve lo dico ancora, contro i più forti noi ci esaltiamo. Ultima occasione per l'Hull City con questo cross in mezzo, Jalot non riesce a liberare, ci pensa l'attaccante a sbagliare. Qui Drommel, probabilmente l'ultimo rinvio della partita, palla per Fonte, prova a metterla giù. Palla recuperata dall'Hull City, ma finisce proprio qua sul 4-0, quindi ottima vittoria fuori casa contro l'Hull City. Vale veramente tanto, ottimo, veramente ottimo. Non ci sono stati problemi, 12 tiri a 1, 0 in porta per l'Hull City. Come vedete stiamo giocando bene, ora a parte la scorsa sconfitta dove però non abbiamo meritato di perdere. Stiamo giocando veramente bene, quindi è possibile che la prossima stagione sia in Premier League. Noi ci speriamo ovviamente. Ritorniamo qua in quarta posizione, abbiamo due giorni di riposo e poi l'Ipswich subito. Facciamo anche gli allenamenti dove allenerei ancora il nostro caro Robinson.
simulando tutto e vediamo un pochino se riusciamo a farlo salire ancora. È un buon 52, quasi 53, va bene così. Aspetto anche le istruzioni dell'osservatore per la primavera, per il vivaio, per prendere un nuovo giovane, visto che ne dobbiamo prendere due sta stagione. E intanto andiamo con l'Ipsic, con l'ultima partita di oggi, che sarà anche nel mercato di gennaio, che però per il momento non penso che inizierò. Ok, intanto è iniziato il mercato, Bettinelli ha lasciato la squadra e Edun è stato ceduto in prestito, quindi forse le nostre finanze migliorano un pochino. No, siamo in sotto di 8 milioni, vabbè. Ok, contro l'Ipsic giocheremo anche Banaite, Camara, Gomes, De Jong, Norwood, che ogni tanto va utilizzato nonostante sia in prestito, Sessegnon, Rim, Kalash, Fredericks, Drommel. Una formazione comunque discreta, ma c'erano molti giocatori stanchi, tra cui il nostro capitano, e quindi dobbiamo comportarci bene perché non è una partita facile, lo sappiamo. Contro l'Ipsic dobbiamo trovare però questi tre punti. Vai per De Jong, De Jong, aspetta un po', serve di là Kebano, Kebano per Eite, si gira bene Eite, il tiro però è centrale, sulle braccia del portiere che deve a un calcio d'angolo, ancora la palla in mezzo di De Jong, è buono il cross però non c'è il colpo di testa giusto, ancora calcio d'angolo, ancora De Jong, proviamo a mettere questa volta più tesa, no, ancora libera l'Ipsic, buono qui. Buona la palla a cercare Kebano, Kebano può andare, Kebano col tiro col mancino ancora sulla le bacce del portiere, non riusciamo a angolarla bene sta palla. Proviamo ancora in mezzo, De Jong, la palla è buona per Kalash che stacca la traversa, non ci credo, non ci credo. La gira dietro per De Jong in zona tiro ma non tira, la palla è per Gomes, il tiro di Gomes ancora traversa, ma basta, non ci credo. Buono qui e te, rientra la grande te. Ancora Eite, qui c'è rigore, grandissimo Eite, se ne va via con la spin, poi un'altra finta e se ne va via anche l'avversario che lo stende, Webster ammonito, giustamente, al 45esimo, ottimo minuto per far segnare il nostro Camara, Camara, Camara all'angola, Camara, l'1-0 al 45esimo, era quello che serviva. E finisce il primo tempo sull'1-0, abbiamo preso anche due traverse, quindi insomma, vantaggio più che meritato. Continuiamo così, troviamo anche il 2-0, magari mettiamo in sicurezza, in cassaforte questa partita e questi tre punti, perché ci servirebbe per il morale e per continuare a inseguire il sogno promozione. Gomes aspetta, non ha furia Gomes. Gomes si libera per il tiro! Che botta di Gomes, ma che giovane, veramente di grande prospettiva questo Gomes. Che ha un grandissimo tiro, ragazzi. In primo tempo ha trovato un ottimo tiro, un ottimo diagonale. Ha preso purtroppo solo traversa. E qui ha trovato una botta incredibile sul primo palo, quasi all'incrocio dei pali. 2-0. Buono così, era quello che volevo. Andiamo per Fredericks. Fredericks prova a entrare dentro. Buona la palla per Aite che si gira alla grande. Il tiro è fuori, però. Buona l'azione di Aite. Siamo arrivati al 65esimo. Io farei qualche cambio. Metterei il nostro carissimo Robinson, visto che dobbiamo far giocare, dovrebbe essere la sua sesta o settima presenza, quindi siamo vicini alla decima. E metterei anche, riproverei Piazon per Kebano, dai. Oddio, oddio, pensavo fosse dentro, un'ottima azione dell'Ipsic con un lancio lunghissimo per un giocatore che l'ha rimessa in mezzo al volo, che ha trovato un attaccante che di prima... Ho trovato un ottimo diagonale, di poco fuori, abbiamo avuto fortuna in questo frangente, però continuiamo con il nostro vantaggio a 2-0 senza fare cavolate, andiamo a vincere questa partita, Con la palla in mezzo per Gomes, Gomes aspetta Robinson, Robinson vuole il gol, vuole la gloria anche lui, ancora Gomes col tiro a giro, pericolosissimo, ci sarà il calcio d'angolo. Buono ancora il filtrante per Piazon, Lucas Piazon col tiro, Piazon la traversa, ma basta ste traverse. Tiro di Camara respinto dal difensore. 3 traverse in questa partita, 5 traverse in questo episodio. Una cosa assurda. Però riusciamo a vincere comunque per 2-0 questa partita più che importante, perché ci porta con altri 3 punti, penso, a scalare qualche posizione. Secondo me siamo già a terzi o anche secondi, potremmo esserci, visto che le altre non erano così lontane. Adesso andremo a vedere. Birmingham City vince 1-0 con Reading, sempre nel turno infrasettimanale. Vi ricordo che nel prossimo episodio inizierà il mercato, saliamo a 73 di valutazione, respiriamo finalmente. Il prossimo episodio inizierà con il turno di FA Cup, quindi molto importante. Vi faccio vedere l'hub mercato dove ci sono nuovi nomi che mi avete consigliato anche voi,
sono tanti i nomi, adesso non ve li sto a dire tutti, comunque come vedete per ogni ruolo praticamente abbiamo dei nomi. Vi consiglio di consigliarmi altri giocatori che però non so se potrò prendere, visto che abbiamo un budget molto limitato per questo mercato di gennaio, visto che dovremo innanzitutto vendere. Non so bene dove ci serve dei giocatori, adesso vi faccio vedere anche la rosa per farvi capire un pochino come siamo messi in quanto a rosa. Quindi se andiamo per posizione abbiamo tre portieri di cui uno in prestito, però io sarei contento così per il momento con Drommel e Button ogni tanto. Terzini destra abbiamo Odoi e Fredericks più Sessegnon che dovremmo girare in prestito. Difensore centrale abbiamo Kalash, Tuanzebe, Sigurdsson che possiamo richiamare quando vogliamo, Jalot, Rim. Quindi direi che siamo messi abbastanza bene, forse servirebbe un quinto, però per il momento ci accontentiamo. Terzini sinistra abbiamo Sessegnon, Suarez in prestito e poi Kavanagh che potrebbe essere cedibile in prestito, non mi interessa molto questo terzino sinistro, però devo dire che forse a giugno un terzino sinistro lo possiamo prendere. Per il momento abbiamo Suarez che finché lo abbiamo in prestito non c'è problema, poi abbiamo Sessegnon che è già più 7 ragazzi, più 7 Sessegnon. Intanto faccio vedere anche le crescite degli altri, c'è un più 2 di Tuanzebe e un più 3 di Drommel già, quindi ottimo, veramente ottimo. Continuiamo ad andare in giù, andiamo a centrocampo dove abbiamo 200 piedi difensivi con McDonald, Xisse che è già un più 2, De Jong già più 1, Carney nostro capitano, Robinson già più 8, bravissimo Robinson, Norwood che è un più 1 ma è in prestito e non lo sto utilizzando più di tanto. Esterni sinistri abbiamo Ojo che non so che farmene veramente, anche lui in prestito. Consigliatemi anche se devo diciamo terminare i prestiti di questi giocatori che non utilizzo, tipo Ojo, tipo Graham che non so cosa farmene veramente. Poi abbiamo Piazon che ogni tanto utilizziamo, Mollo nostro esterno sinistro titolare insieme a Kebano. Ditemi se devo vendere uno tra Kebano e Mollo, anche se non vorrei sinceramente. Poi abbiamo Fonte, Camara più 2 e Kluivert più 2 che è il nostro giocatore più di prospettiva. Se andiamo a vedere le presenze c'è Carney primo con 32 presenze, 10 reti, 8 assist. Poi Fonte, Kebano e tutti gli altri, comunque abbiamo fatto girare abbastanza bene la squadra. In quanto a reti il primo è Fonte con 13 reti, e secondo Carney, poi Camara, Kluivert, Aite, Gomes già con 3 reti, bravissimo. Mentre in quanto ad assist il primo è sempre Fonte, poi Carney, Kebano, Camara, McDonald, Sissé. Veramente buono per il momento, adesso dobbiamo capire come fare a guadagnare dei soldi, visto che la posizione in classifica adesso non si vede da qui dell'FA Cup, ma dovremmo essere secondi. Sì, siamo secondi a 49 punti, gli Wolves sono primi a 53, quindi abbiamo 4 punti di distacco. A 49 punti c'è anche l'Hull City, poi 48 Aston Villa, 47 Derby County, poi Nottingham Forest già più lontano a 42, quindi a 7 punti da noi. Quindi in teoria la promozione ci siamo dentro, però dobbiamo arrivare tra le prime due, ve lo ricordo, quindi dobbiamo mantenere questa prima o seconda posizione. Io ragazzi vi chiedo come sempre i nostri 150 mi piace, anche se ultimamente siamo un pochino calati con le visualizzazioni, vorrei che ritornassimo su anche con questo mercato di gennaio che inizierà dal prossimo episodio. Invito a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Towards the edge of the box, a little step over, touches it for Tom Kearney under the left foot. Yeah!